Ciao a tutti amici e benvenuti in questo nuovo video. Oggi prepariamo lo spiedo alla bresciana. Allora, per fare lo spiedo alla bresciana serve... Allora, prima di tutto per fare i bombolini io uso la coppa invece che la lonza, perché rimane più tenera e più grassa. Poi ali di pollo, cosce tagliate a metà sempre di pollo, costine di maiale, lardo, patate e salvia. Allora mancano gli uccellini, che quelli evitiamo, e poi io non metto il coniglio perché a non tutti piace, allora onde evitare non lo metto. Eccoci, preparazione dei bombolini. Vediamo la nostra coppa, prendiamo salvia, due o tre foglie più o meno, ok? Poi arrotoliamo, prendiamo l'altro, sempre due o tre foglie. Allora, se la lonza l'avrei salata all'interno subito prima di arrotolarla, siccome è coppa e rimane più grassa, la salo dopo dall'esterno. Altro bombolino. Semplicissimo. Eccoci. I nostri bombolini fatti. Ora tagliamo le patate. Allora, le patate vengono pulite con l'acqua, sciacquate diciamo e asciugate, e tagliate a rondelle circa un larga un dito più o meno, Eccoci, dopo aver fatto i bombolini e tagliate le nostre patate, arriva la fase più importante, la spiedatura. Allora, io vado ancora a metodi spartani, quindi mi aiuto con un peso, tengo le mie due bacchette, ok, questo qua è un sasso pulito, ok, così. Allora, prendiamo coscia di pollo, la infilziamo, poi ogni pezzo che aggiungiamo ne mettiamo anche una o due foglie di salvia, sempre. Allora, partiamo con la prima pacchetta, mettiamo coscia di pollo, salvia e costina, poi salvia, patata, poi alterniamo per fare la patata più diciamo morbida, mettiamo lardo, poi una foglia salvia, e il bombolino, poi un'altra foglia di salvia, e ne mettiamo un'ala. Poi, sempre per il fatto di farlo rimanere più morbido e unto, siccome noi ci vogliamo bene, ci mettiamo più lardo possibile, così il colesterolo aumenta. E riempiamo tutte le altre bacchette allo stesso modo, cerchiamo di fare tutte e quattro le bacchette, perché le bacchette sono quattro, ok? Ma due così e due così a croce, cerchiamo di farle tutte uguali nella sezione diciamo. Eccoci,
prime due bacchette, sezione da due, fatte. Ora ripetiamo lo stesso procedimento con le altre due bacchette. E anche questa è fatta. Allora, adesso prendiamo l'altra bacchetta. Così cerchiamo di non fare danni, perché qua le operazioni qui non sono proprio super fast. Ok, allora prendiamo la prima croce, cioè la prima stecca, filiamo qua, poi prendiamo la seconda col fermo, la mettiamo l'ultima, ok, cerchiamo di tirarle a pari, adesso lo sistemo bene e vi faccio vedere come si presenta. La legna è un po' umida perché stanotte è piovuto di nuovo, due giorni che piove interrottamente. Oggi è andato bello. Vediamo. Eccoci qua, poco acceso, teniamo un po' distante, poi una volta che cala un po' la fiamma gli mettiamo su due tronchi grossi, lo facciamo andare avanti piano piano. Adesso gli mettiamo il burro qua sotto, come si scioglie il burro che diventa caldo, cominciamo a imburrarlo. Noi ci vediamo dopo. Quando inizia a colorarsi, andiamo giù di burro. Dentro ho messo, insieme al burro sciolto, ho messo salvia e la pancetta che è rimasta, che dà di più sapore. Facciamo andare al minimo 4 ore e mezza / 5. Facciamo 2 ore e mezza questo lato con la canta, 2 ore e mezza questo lato, dopo 2 ore e mezza lo fermo e giro i pezzi e lo faccio andare altre 2 ore e mezza. Comunque il profumo c'è. C'è un profumo che non vi dico. Eccoci qua, carissimi amici, quasi pronto. Facciamo prendere l'ultima fiammata, 5 minuti e poi si tira giù. Spiedo pronto, adesso lo tiriamo giù con la mano del nostro amico Borghesi. Ecco, spiedo pronto, buon appetito e alla prossima.